Se parlo napoletano, il video finisce. Bella ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno del negozio oggetti, nella sezione supporto un creatore, inserite il codice Fortu, poi accettate, da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto. Grazie a tutti quelli che lo faranno. Ok ragazzi, ci stiamo dirigendo verso Holy Hedges per provare la sfida di oggi che se parlo napoletano il video finisce. Vediamo un po' come ce la caviamo, sono veramente curioso. Io di solito non sono... cioè non parlo così tanto napoletano, quindi non dovrei avere problemi. Però in momenti più concitati o più stressanti qualche calata mi esce. Quindi non lo so, potrebbe darsi che ho perduto questa sfida. Vediamo ragazzi, sono molto curioso di vedere come va a finire. Allora mi piglio un attimo questa roba. Vediamo, qui non c'è nulla di troppo interessante. Scendiamo giù. Dai ragazzi, ci dovrebbe stare una tipo chest proprio qui. No, aspettate. Sotto? Sì, infatti, ok, non riuscivo a capire bene, scusatemi ragazzi, colpa mia. Allora, prendiamoci questa roba, sfortunatamente non ho nulla a livello di fucile a pompa, però tranquillamente lo troveremo dopo. Io già sento gente col TAC, non è proprio una cosa simpaticissima sapere che loro ce l'hanno, io no. Questa zona è molto particolare, non ci vado spesso, quindi non la conosco benissimo, se devo essere sincero. Se riesco a spararlo da qui, vabbè, ci ho provato. Non è il caso, lasciamo stare, dai, lasciamo stare. Se non lo siamo riusciti a eliminare subito, non voglio... ok. Non so a chi dar conto prima. Quel tizio mi ha sparato da lì sopra. Ragazzi, siamo un attimo circondati. Vabbè, io pusho su questo per forza, altrimenti io finisco male qui. Ci sta pushando, ragazzi. Non è una bella cosa questa. Necessario perché sta arrivando altra gente, ragazzi. Non potevo aspettare che al tizio venisse lo scrupolo di raggiungermi. Cavolo, no. Che sta arrivando un altro tipo ancora, perché siamo cerchiati, ecco, perciò me ne sono andato. Vediamo che fa. Spero solo che qualcuno cada qui dentro. Calmi. Fuochi d'artificio, ragazzi, ma seri. Quasi eliminato dei fuochi d'artificio. Non voglio parlarne. Ok, non voglio parlarne sul serio, ragazzi, perché non so neanche io cosa ho fatto. Non saprei descrivervelo. So solo che sto qui ancora con la challenge che va con i... lasciamo stare, come se non fosse successo niente, ragazzi. Tutto a posto? Possiamo andare? Ok, posso. Andiamo, prendiamoci la nostra roba con la massima tranquillità, ragazzi. Prendiamoci qui. Andiamocene, non ci interessa altro. Scomparso? Come ha fatto? Se sta andando in safe, credo, perché... boh. Grazie, Fra. Comunque ci sta, ragazzi, è andato avanti. Va bene, va bene. Ci toccherà fare questa cosa, ci sto. Spero che questa non si unisca, sinceramente. Altrimenti diventa un po' un casino, no? Credo di no. Fortunatamente la safe leva sempre uno. Mi metto qua un attimo nelle frasche. Vi faccio un paio di bende. Poi vorrei pigliarmi quell'arpione perché può essere utile per cercare velocemente, non lo so, qualcosa per quanto riguarda slurp o in generale flopper o roba di sto tipo. Ok, siamo dentro, ragazzi. Però dobbiamo rimetterci subito in moto perché la safe sta di nuovo lontanissimo. Perché questa cosa? Quel tipo sta fightandosi. Allora, so dove prendere una barca, però stavolta non ci faremo trovare impreparati per quanto possibile. Devo necessariamente risalire il corso d'acqua, ragazzi, non ho alternative. Il problema è che devo passare proprio davanti a lui. Vabbè.
andiamo, ragazzi, non fa niente. Speriamo solo nel fatto che lui non abbia modi per curarsi. Che cavolo? Ma io non ho voluto. Perché mi hai saltato quella sfida? Cavolo, dai. Ragazzi, se ci muoviamo non riesci a prenderci. Velocemente, non perdiamo tempo, dai. Ok, credo che ci siamo riusciti. Non credo ci inseguirà, a meno che non riesca a trovare qualcosa, non lo so. Questa è mia, via, ragazzi. Via, dai. Drive, please. Ok. In breve la safe comincerà a levare anche due. Quindi, ragazzi, mettiamoci dentro. Anzi, un momento, proprio tra le frasche. Puro, tranquillamente, con le mie cose. Esatto, ciao. Via, ragazzi, mamma mia. Bello, che bello, ci voleva lo sparabende. Mo ci facciamo tutto, ragazzi, tranquilli. Mo solo vede zio Fortune Gamer qua. Ok, a posto così. Vediamo, intanto aspettiamo che si carica lo sparabende. E infatti sta lì. Frameno, che tu non hai flopper. Io credo che tu stai proprio a terra, mi credi? L'unico modo in cui ti puoi salvare sono dei flopper. E devi averne tanti perché non ti faccio avvicinare. Lo faccio un attimo avvicinare. Avvicinati, frata, vai tranquillo. Mi serve che ti avvicini un attimo. Ok. Ora ce lo finiamo. A posto. Infatti, perché lui c'aveva roba, lo sapevo. A posto. Prendiamoci questo. Altra roba che è caduta? No, niente, è rimasto tutto sopra. Dai. Ragazzi, ci serve. Non fa niente che piglio danno. Non mi interessa, mi curo. Ma mi serve la sua roba. Magari materiali. Ma non c'aveva niente, ragazzi. Veramente. Che brutta cosa. Vabbè. Scialla. A me servivano principalmente materiali. L'ho fatto per quello. Però stava messo malaccio il tipo. Vabbè. Comunque, dai, ragazzi. Ce la possiamo fare, la challenge sta procedendo, la partita si può vincere, siamo in 6, se aspettiamo che la gente si fighti mentre ci pigliamo un po' di materiali, non stiamo messi male, ho anche lo sparabende, quindi nel caso dovessi affrontare una sfida in tempesta posso permettermelo, si può fare. Dobbiamo solo stare attenti, ragazzi, aggiustarcela al meglio. Ad esempio lì si stanno fightando. Se riesco ad aggiungermi con la UG posso fare dei colpi diretti e clean. Eh no, però quello stava sparando in quella direzione. Ok, bene. Non è andata proprio come volevo. Ci siamo levati tutto lo scudo, cavolo, questa non ci voleva. Non aveva neanche troppi materiali. Cavolo, ragazzi, questa... È stato un brutto colpo di sfortuna. L'avevo pure visto, potevo non farmi colpire. Il fatto è che lui aveva il pump bello fresco. Vabbè, sta lì quel tipo, volevo pigliarmelo io. Cavolo, ragazzi, questa cosa non sta procedendo bene. I nemici stanno avendo troppa fortuna in questo caso. Ecco perché preferisco tanto la UG allo SCAR, perché queste cose con lo SCAR non si possono assolutamente fare. Ti prego, fra, dimmi che te ne scudi ovunque, ti prego. Dai, mi pare di no. No, dai, fanno scherzare. Ti prego. Dai, ok. Vabbè, pozze piccole. Va benissimo, fra. Non siamo viziati. Qualunque cosa vuoi, va bene. Allora, facciamo così. Io questo me lo devo proprio. Devo stare attento perché non ce l'ho. Quindi non devo fare stupidaggini a questo punto. Ok, andiamo. Devo stare attento perché non ho mitragliette, ragazzi. Non devo imbrogliarmi perché se mi imbroglio probabilmente perdiamo proprio la partita. Va bene. Vorrei andarmi a prendere però quel... Quel cavolo di camion. Quel cavolo di camion ci fullerebbe. E non sarebbe per nulla male. Il problema è che sta un tipo là. Ok. Posso farlo. Devo un attimo però. Vabbè. No. Posso... Ok. Perché siamo stati visti. Va bene. Il problema è il tizio a destra, ragazzi. Non tanto quello davanti. Perché quello davanti si può ancora un attimo accantonare. Frati, amo. Se non l'avessi capito, sei l'amore della mia vita, sposiamoci. Guarda, mi faccio eliminare per... solo per questa cosa che hai fatto, grazie. Thanks, man. Allora, mo però... Tocca a noi giostrarcela al meglio.
Let's go, guys. Ce l'abbiamo fatto, ok. Raga, non mi aspettavo di vincere la partita così. È stata una partita molto tranquilla, quindi permettetemi, ma non va giù. Manuel!